Allora, buonasera a tutti, grazie per la partecipazione così numerosa, grazie agli eccellenti relatori che saluto. Come avete visto dalla locandina, si tratta davvero di ospiti di eccezione, ovvero l'avvocato professor Carmine Pupi. Professore emerito di diritto processuale civile presso l'Università La Sapienza di Roma. Non credo che siano necessarie ulteriori presentazioni, basterebbe chiedersi quanti di noi, compresi quelli della mia generazione, abbiano studiato sui suoi testi per rendersi conto di chi stiamo parlando. Professore, la saluto e la ringrazio veramente per l'onore che ci sta facendo con la sua presenza. Grazie a voi, colleghi, grazie Il secondo relatore è la consigliera dottoressa Eliana Fedele, magistrato già molto apprezzato da tutti noi giuslavoristi romani per l'approfondita conoscenza della materia lavoristica e per il grande equilibrio che ha dimostrato quando è stato magistrato addetto alla sezione lavoro nelle corti di merito romane. E come sapete, la dottoressa Fedele è attualmente addetta all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e soprattutto, per quanto rileva in questo convegno, è referente per l'informatica della Corte di Cassazione. Dottoressa Fedele, non posso fare a meno di citare e ricordare l'eccellente rassegna tematica della giurisprudenza della Corte Suprema in materia di processo civile telematico che lei pubblica e aggiorna ogni anno e che per noi è divenuto il vero codice commentato del processo civile telematico. Dottoressa Fedele, saluto e ringrazio molto vivamente anche lei. Grazie veramente di questa introduzione, direi quasi esagerata dopo, diciamo, dopo il professor Punzi, che dire. Grazie, sono lieta di potervi unire a noi, a voi per questo convegno. Grazie, grazie a lei. Il terzo relatore è il professor avvocato Giuseppe Ruffini, professore ordinario di diritto processuale civile a Roma 3. Anche lui è un grande esperto della materia, oltre che un noto processualista. Anche del professor Ruffini ricordo una recente monografia di grandissimo pregio e soprattutto di grande utilità per noi avvocati rispetto al tema che ci occupa. Vado a memoria, mi pare che il titolo fosse Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, edito da Giuffrè alla fine del 2019. Molte grazie anche al professor Ruffini della squisita disponibilità che ci ha manifestato partecipando a questo convegno. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Passo velocemente per rubare il meno tempo possibile, a presentare il tema di oggi, un tema che credo che possiamo ammetterlo nel timore che fosse considerato un po' noioso. Abbiamo cercato di presentare nel modo più accattivante, evidenziando subito diciamo i profili di criticità più evidenti di quella che è ormai comunemente definita la deriva telematica del processo civile, soprattutto dopo questo, diciamo, anno horribilis iniziato nella primavera dell'anno scorso con l'introduzione dei rimedi emergenziali della trattazione scritta e della trattazione da remoto, trattazione da remoto che, come sapete, ha coinvolto sia le udienze che le camere di consiglio e che inevitabilmente, data la situazione, continua a proseguire con la prospettiva, per alcuni, il timore che
che alcune di queste soluzioni emergenziali divengano strumenti a regime. Ora, senza voler sottacere i vantaggi di natura logistica di queste soluzioni, con questo convegno vorremmo richiamare l'attenzione sugli aspetti critici di queste modalità di fare udienza, su queste modalità di fare processo, modalità che in qualche modo potrebbero far correre il rischio di sacrificare, almeno questo è uno dei temi di indagine, principi tanto consolidati della nostra esperienza giuridica di attori del processo, dal finire per essere solamente sottesi e quindi dall'apparire ormai di scarsa visibilità, se non di scarsa rilevanza. Mi riferisco ovviamente al principio di pubblicità dell'udienza e rispettivamente a quello di oralità, che è particolarmente sentito da noi giuslavoristi, ma direi che lo stesso è a dirsi anche per il timore che il contatto solo da remoto, anche tra i magistrati, oltre che tra i magistrati e i difensori, produca l'effetto di rendere residuale anche il principio di collegialità e quindi di far sì che in prospettiva il processo civile possa diventare sostanzialmente monocratico in ogni grado. Ovviamente questi sono temi che presentano tanti spunti di suggestione, ma prima ancora di affrontarli si tratta di dare una sistematizzazione al fenomeno processo telematico. Non vorremmo cioè limitarci alla solita elencazione di pro e contro rispetto alle soluzioni emergenziali. Diciamo che vorremmo tentare, sia pure ovviamente nei limiti del tempo a disposizione, vorremmo tentare una riflessione un po' più generale sul processo telematico per giungere appunto a valutare anche questi profili, diciamo, che definivo di criticità. E passo quindi a presentarvi un pochino più in dettaglio quelli che saranno i vari interventi. Il primo a intervenire sarà il professor Punzi, che ancora ringrazio, il quale ci offrirà le sue riflessioni generali sul processo civile telematico. Ormai siamo diventati così abituati ad accettare anche gli aspetti, diciamo, più complessi del PCT, come se fossero appunto, anzi in quanto parte integrante della nostra gestione quotidiana del processo, da non interrogarci più neanche sul fatto se sia vera quell'affermazione assai ricorrente secondo la quale il processo civile telematico non rappresenterebbe un cambiamento del processo, ma sarebbe solo una diversa modalità di svolgimento di alcune attività tipiche del rito civile. V'è da chiedersi se sia davvero così. Il professor Punzi ci offrirà sicuramente le sue riflessioni generali sul processo civile telematico. A questo intervento seguirà nella nostra scaletta quello della consigliera Fedele. Credo che sia difficile avere un'occasione più ghiotta di quella che lei oggi ci offre per fare il punto sul processo civile telematico e giudizio di Cassazione nei suoi aspetti teorici, ma forse anche pratici. La consigliere Fedele ci fornirà senz'altro un quadro, sia pure necessariamente di grande sintesi, sui principali arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di processo civile telematico, ma poi in qualche modo ci attendiamo anche che ci illumini sulla prossima scadenza del 31 marzo per l'introduzione del PCT in Cassazione, nonché sulle novità di più recente introduzione. Mi riferisco ovviamente all'udienza pubblica eventuale, e se ci sarà il tempo, ovviamente su quel tema della Camera di Consiglio da remoto, a cui in qualche modo facevo cenno già prima, in ordine alla quale speriamo che voglia fugare quei timori di noi avvocati cui facevo prima cenno, che
questo allontanamento fisico dall'udienza non sia più di tanto rilevante per i magistrati, nel senso che non riduca l'effettività del principio di collegialità. Il terzo intervento in ordine temporale sarà quello del professor Ruffini, al quale sono riservate in prima battuta, intendo dire salvi quindi successivi interventi degli altri relatori, se ci sarà il tempo, le riflessioni su quello che ho definito un po' semplicisticamente come la deriva telematica del processo civile, nel senso che vorremmo chiedergli di individuare i profili critici che un processualista di rango come lui vede in generale nella smaterializzazione del processo e più in particolare nelle varie soluzioni emergenziali a cui facevo cenno. Ho parlato anche troppo, vi ringrazio e passo immediatamente la parola al professor Punzi. Grazie. Comunicazione di servizio, preghiamo l'avvocato Monica Gasparini e l'avvocato Francesco Magnusi di spegnere la telecamera, altrimenti occupano il video. Grazie. Allora posso... Prego, professor Punzi. Posso prendere la parola, eccomi qui. L'avvocato Giorgi ha anche individuato qual è un po' il compito che spero di poter assolvere dignitosamente in questa occasione, e cioè quello di cominciare a presentare quelli che sono i termini essenziali di questo processo civile telematico, di cui è discusso anche il nome, noto anche con l'acronimo PCT. Ma il problema non è veramente terminologico. Bisogna evitare di credere o far credere che si è in presenza di una nuova forma di processo civile in cui il computer soppianta l'attività degli avvocati e assolve al posto del giudice il dovere decisorio con l'utilizzo di algoritmi e l'elaborazione dei cosiddetti big data, ma neppure un nuovo modello processuale in cui si è bandito ogni rapporto personale tra i difensori e tra i difensori e il giudice. Sgombrato il campo da questo primo possibile equivoco, si deve riconoscere almeno a questa denominazione di processo civile telematico il compito di individuare una formula di gestione in forma dematerializzata con il PIT invece che con la carta, mediante documento informatico invece che analogico, da remoto invece che in presenza, di alcune delle attività fondamentali e delle relazioni intercorrenti tradizionalmente tra i soggetti del processo. Detto questo, in mia preliminare come soluzione del quesito terminologico, devo dire subito che è opportuno affrontare le conseguenze della sostituzione del documento informatico a quello analogico e vedere in quali attività processuali che tradizionalmente siamo abituati a vedere senza formule telematiche, quali siano state le conseguenze immediate su alcune di queste attività. Innanzitutto, sulla esibizione dei documenti e il loro deposito, sulla comunicazione e le notificazioni. E qui le conseguenze sono immediate. Il deposito, e qui noi avvocati che siamo stati abituati a recarci negli uffici giudiziari e depositare i documenti e i fascicoli ricevuti dai cancellieri. Ora il deposito dei documenti cartacei è sostituito dall'invio di un messaggio PEC. E per la notificazione degli atti le conseguenze sono ancora più evidenti, nel senso che il sistema tradizionale prevedeva la intermediazione necessaria degli ufficiali giudiziari nei rapporti tra le parti, tra il notificante e il soggetto che doveva ricevere l'atto notificato. Oggi questa intermediazione necessaria dell'ufficiale giudiziario sembra scomparsa, perché questa attività può essere compiuta non solo dall'ufficiale giudiziario, ma anche direttamente dall'avvocato,
che anche l'avvocato può provvedere all'invio di un messaggio PEC all'indirizzo del destinatario, avvocato, domiciliatario o comunque risultante dai pubblici elenchi, e tale attività può essere effettuata su istanza di parte del difensore, dalla parte, dal suo difensore, ma non è esclusa la possibilità dell'opera anche dell'ufficiale giudiziario, che diventa non essenziale ma possibile. O qui, in via preliminare, è opportuno indicare una delle conseguenze fondamentali dell'introduzione della PEC con le norme introdotte sin dal 2012 a proposito del domicilio di posta elettronica certificata. Tutti sappiamo la normativa che riguarda la notifica degli atti quando il soggetto, l'avvocato professionista in giudizio, non abbia retto il domicilio nell'ambito del distretto del giudice addetto. Mettere il vostro nome, cognome e indirizzo email. Qui c'è qualche interferenza, immagino. Posso continuare? Ora, l'introduzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della PEC è di una certa rilevanza, anche perché l'avvocato non abbia letto domicilio presso nell'ambito della circoscrizione del giudice adito, è possibile effettuare la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata. Anzi, risulta dalla giurisprudenza che si è accavallata negli ultimi tempi che è nulla la notificazione di un atto giudiziario effettuato presso l'ufficio giudiziario quando, presso il giudice adito, quando l'avvocato destinatario della notifica abbia la PEC risultante dai pubblici e dagli indirizzi elettronici gestiti dal Ministro della Giustizia, eccetera. Quindi questa è una conseguenza di notevole importanza. Poi, per le cancellerie, ora il sistema qui descritto non riguarda soltanto le notificazioni su istanza di parte e del suo difensore, ma anche delle comunicazioni e delle notificazioni ad opera del cancelliere. E infine, una novità che rende più facile l'attività del difensore è quella che anche i pagamenti e il contributo unificato per gli altri diritti possono essere effettuati da remoto e in forma telematica. Ultima osservazione, l'utilizzazione del fascicolo informatico. Qui è permesso al difensore non soltanto di consultare a distanza questo fascicolo, ma anche di estrarre copia con valore legale del fascicolo informatico, del procedimento in cui è costituito e degli atti che sono in esso contenuti. Questo per alcuni aspetti preliminari. Poi, quali sono le conseguenze dell'introduzione della sostituzione del documento informatico a quello analogico? Le più significative per quanto riguarda le varie fasi del processo. Innanzitutto, processo di primo grado, giudizio di primo grado. Qui c'è un'avvertenza di fronte a una possibile sorpresa. L'avvertenza è che nella fase introduttiva del giudizio civile di cognizione viene offerta al soggetto che deve promuovere il processo un'opzione tra due strade percorribili, già che allo stato attuale della disciplina processuale l'atto di citazione può essere formato tanto su supporto cartaceo quanto con atto nativo digitale, e la sua notificazione può avvenire o nelle forme tradizionali oppure attraverso il canale telematico. Non solo, ma la forma prescelta per l'atto di citazione non condiziona le successive fasi del giudizio, per cui se si prescinde dalla normativa emergenziale adottata in conseguenza della pandemia e destinata a perdere efficacia al termine del periodo emergenziale attualmente fissato al 30 aprile 2021,
La costituzione in giudizio può avvenire con le seguenti modalità. Se la domanda è stata proposta con atto di citazione nativo analogico e quindi in forma cartacea, l'attore può effettuare poi il deposito e curare la propria costituzione in giudizio se in forma cartacea, se in forma telematica. E se la domanda è stata proposta con atto nativo digitale, con atto nativo analogico, ma notificato a mezzo PEC dall'avvocato, l'attore che scelga di costituirsi in forma cartacea anziché telematica dovrà comunque fornire prova telematica della notificazione effettuata, procedendo quindi al deposito in giudizio, anch'esso in via telematica. Questo giudizio di primo grado. Per l'appello è sufficiente notare che può essere proposto con atto notificato indifferentemente presso gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici registri del procuratore costituito o dell'eventuale domiciliatario. E inoltre che la costituzione in giudizio dell'appellante e dell'appellato possono di regola avvenire sia con le modalità tradizionali sia in via telematica, pur dovendosi ricordare che la possibilità di costituirsi in giudizio in forma cartacea è stata, come sappiamo tutti, sospesa in conseguenza della pandemia, sembra fino al 30 aprile 2021. Questo riguarda il giudizio di primo grado e il giudizio di appello. Qui sul giudizio di Cassazione dico poco in presenza della consigliera Fedele, che naturalmente ci ha già offerto degli elementi interessantissimi per verificare quale evoluzione ci sia in questa materia nei giorni di oggi. Quello che sappiamo è allo stato attuale che per il giudizio di Cassazione non vigeva ancora l'obbligo del rispetto delle norme sul processo telematico. Ciò non significa che non sia possibile compiere con modalità telematiche anche queste attività relative al giudizio di legittimità, ma solo che l'uso di queste forme è meramente facoltativo. Così sia il ricorso che il contricorso possono essere notificati in via telematica senza alcuna limitazione. Tuttavia, per il successivo svolgimento del giudizio di Cassazione si presentano dei problemi che meritano qualche riflessione. Per esempio, il deposito del ricorso, che deve avvenire unitamente alla copia della sentenza impugnata, eventualmente notificata, sorge il problema della dichiarazione di conformità dell'atto di notifica. Ebbene, questo problema può essere risolto oggi in applicazione dell'articolo 9 della legge del 1994, che attribuisce il potere di attestare la conformità delle copie analogiche agli originali telematici all'avvocato notificante. Orbene, questo potere, secondo la giurisprudenza della Cassazione, che io mi permetto soltanto di indicare in questa sede, questo principio è stato accolto dalla Corte di Cassazione precisando che analogo potere certificativo spetta al soggetto avvocato che ha ricevuto la notificazione, perché questo soggetto può estrarre copia autentica della relazione di notificazione con copia cartacea del messaggio di posta elettronica che gli è pervenuto e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche e della sentenza notificata e anche della redatta di notificazione. Tutto ciò riguarda il processo civile ordinario, ma naturalmente questa evoluzione non poteva non coinvolgere anche i procedimenti speciali e il processo di esecuzione. E qui non è una sorpresa notare che, secondo gli osservatori più attenti, il procedimento di ingiunzione può considerarsi veramente, come è scritto alla storia del processo civile, come modello processuale elettivo dal quale ha preso avvio la sperimentazione del nuovo processo informatizzato. E naturalmente le ragioni di questa semplificazione di forma caratterizzano tutto il procedimento monitorio, quantomeno nella fase inaudita altera parte. E questo si spiega
con il fatto che il procedimento monitorio, almeno nella prima fase, si svolge con un rapporto diretto del difensore col giudice al quale il provvedimento viene richiesto. Detto questo, il ricorso per decreto ingiuntivo deve necessariamente essere dato in forma nativo digitale e depositato con modalità telematiche. Anche il decreto di accoglimento o di rigetto deve essere dato in forma digitale. E naturalmente a questo punto il difensore del soggetto ingiunto che ha ricevuto l'ingiunzione potrà fare richiesta di accesso al fascicolo informatico e notificare, se sceglie, la via dell'opposizione, l'opposizione al debitore opponente, che a sua volta potrà costituirsi alternativamente con modalità telematiche, ovvero con modalità cartacee. Ultimo problema, il creditore opposto, che si costituisce in giudizio per resistere all'opposizione, non avrà l'onere di ridepositare i documenti che ha già esibito e depositati con il ricorso per decreto ingiuntivo. Tutto ciò attiene al procedimento di ingiunzione. Per quanto riguarda il processo esecutivo, gli interventi di riforma al fine di realizzare l'applicazione sistematica degli strumenti digitali e informatici sono stati numerosi. Per conseguire l'obiettivo di meta-realizzare gran parte degli atti e quindi delle varie fasi del processo esecutivo, si è prevista l'utilizzazione per tale attività della firma digitale e del decreto informatico, nonché della PEC, e questa per notifiche, depositi telematici e domicili digitali. Tutto ciò con l'avvertenza che l'utilizzazione della PEC, come è ovvio, richiede che il soggetto, il debitore esecutando, sia appunto dotato di indirizzo PEC. Quando invece il debitore esecutando non sia dotato di indirizzo PEC, si dovrà continuare a utilizzare la forma tradizionale per procedere nei suoi confronti. Da ciò consegue che già la notifica del titolo esecutivo del precetto possono essere eseguite con modalità diverse a seconda che il debitore sia dotato o meno di indirizzo PEC. Nel primo caso, cioè il soggetto dotato di indirizzo PEC, gli atti, il titolo esecutivo e precetto, potranno essere trasmessi con modalità telematiche. Nel secondo caso, non potrà farsi altrimenti che l'uso, il ricorso alle modalità tradizionali. Con questi brevissimi, rapidi, sommari cenni, mi auguro di aver illustrato quali sono le conseguenze fondamentali della realizzazione del sistema nuovo di processo civile telematico. Questa sostituzione del documento informatico all'analogico facilita certamente lo svolgimento di attività del processo che venivano tradizionalmente compiute con l'uso della forma scritta e delle attività materiali connesse, quali l'esibizione e il deposito materiale dell'atto in giudizio, e in definitiva con il necessario e conseguente accesso dei difensori agli uffici giudiziari. E questo è un risultato prezioso, non possiamo nasconderlo, in un periodo soprattutto come questo, nei quali si esalta il distanziamento tra le persone che per contenere il diffondersi della pandemia che tanti danni sta provocando. Ma questo non può e non deve significare la riduzione allo svolgimento da remoto di tutte le attività del processo, eliminando ogni rapporto tra i difensori e tra i difensori e il giudice, o riducendo questo rapporto a uno scambio di messaggi informatici. In altre parole, non può essere cancellato dal nostro processo civile quel principio di oralità che non connota soltanto una forma del processo, ma costituisce un alto grado di civiltà giuridica che nel contraddittorio delle parti e nel rapporto parti-giudice non ridotti a scambio di messaggi informatici è garanzia di un giusto processo. Grazie. Grazie a lei, professore. Grazie per questo quadro generale che ci ha offerto, e a questo punto, come anticipavo, passerei la parola alla consigliera Fedele sui temi che ho già anticipato. Grazie.
Avvocato, ringrazio il professor Punzi perché in questo modo ha modificato anche l'introduzione del mio intervento e vorrei ripartire proprio dalla fine del suo intervento. Il processo telematico non significa rinunciare al contatto delle parti e rinunciare tra le parti e il giudice, e non è appunto uno strumento unicamente per sostituire, mi permetto di dire, la carta con il digitale, è proprio in qualche modo, almeno nell'idea di chi già negli anni 2000 aveva un po' prefigurato questa nuova modalità, proprio un ripensare in qualche modo, no, anche alla logica processuale alla luce delle potenzialità dell'informatica. Questo almeno secondo me, la mia personalissima idea, dovrebbe essere l'approccio al processo telematico, cioè una opportunità in più e non assolutamente un ridurre quelle che sono le prerogative delle parti o l'interazione tra parti e giudice. E provo a spiegarmi meglio. In realtà, proprio nell'approcciare anche il tema dell'interpretazione che la giurisprudenza, soprattutto la giurisprudenza di legittimità, ha fornito rispetto alla normativa sul processo telematico, c'è da dire che la normativa speciale sul processo telematico è stata introdotta come un qualcosa di parallelo al codice di rito, no? Al codice processuale che risale al 1942 con tutti i dovuti aggiustamenti, però in realtà è stata introdotta dal legislatore come se in qualche modo effettivamente il processo telematico fosse appunto un qualcosa di meramente strumentale invece della carta, cioè il documento informatico. E questa era probabilmente anche l'ottica del legislatore, tant'è che è rimasto in piedi il codice di rito e si è affiancata parallelamente questa disciplina speciale che noi chiamiamo disciplina speciale sul PCT, che poi è una normativa, come sappiamo, piuttosto articolata, stratificata, una norma generale che è il codice dell'amministrazione digitale, è una normativa speciale che è il regolamento del 2011, poi su questa si è innescata tutta la normativa a partire dal decreto legge 179 del 2012 con tutta la tecnica della novellazione, ed è diventato sostanzialmente una sorta di codice parallelo, se così vogliamo dire. Dove è il punto di frizione poi, di questa impostazione? Ed è, a mio modo di vedere, dove appunto, come cercherò di dire, la giurisprudenza di Cassazione ha cercato un po' di colmare questa, non so come dire, questo binario parallelo che si è creato. Nel fatto che questa disciplina speciale poi deve vivere comunque dentro al codice di rito, perché è il codice processuale che poi disciplina il processo. E allora, di volta in volta, questa operazione di non, convergenza o comunque appunto simbiosi fra normativa speciale e codice di procedura è stata poi fatta in maniera quasi pretoria, mi spiego così, alla fine dalla giurisprudenza, perché di volta in volta, dovendo affrontare i casi che venivano all'esame, si è dovuto far ricorso ai principi generali del processo per dire se appunto un certo requisito era soddisfatto o meno nella diversa logica del telematico. Questo discorso, che sembra astratto in qualche modo, no? Poi invece si è calato in pronunce rispetto poi a casi molto concreti. E quindi, più che illustrare le varie pronunce della Corte, ovviamente non ci sarebbe il tempo, ma forse non avrebbe neanche senso, mi rinvio appunto alla rassegna che l'avvocato Giorgi ha già citato, la rassegna che curo per il Massimario. Volevo provare così a identificare questi tratti, ermeneutici interpretativi, no? Come linea di sviluppo che la Corte ha seguito. Per esempio, il requisito della sottoscrizione della sentenza, no? Previsto dall'articolo 132 del Codice di Procedura Civile.
Ovviamente nell'ottica del codice era la sottoscrizione, come diremo a manina, no? La sottoscrizione autografa, insomma, mi spiego così per capirci. È stata portata all'attenzione della Corte un'eccezione di nullità della sentenza perché priva di sottoscrizione a norma dell'articolo 132. E questa direi è una delle prime sentenze, risale al 2015, adesso non mi metto a citare i numeri, tanto appunto nella rassegna trovate tutto, ma come posso dire, come semplificazione metodologica, in cui la Corte ha ricostruito la normativa di riferimento dicendo il 132 parla di sottoscrizione della sentenza, il CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale, dice che cos'è la firma digitale, il decreto legge 193 del 2009 dice che come si applica la normativa del CAD al processo civile, il regolamento del 2011 dice che la sentenza può essere firmata in firma digitale e quindi, diciamo, da questa complessa ricostruzione normativa si arriva a dire che la sentenza firmata digitalmente è una sentenza sottoscritta e valida ai sensi del 132. Questo appunto no, per esemplificare come in qualche modo la giurisprudenza poi si è fatta carico di colmare di volta in volta interpretativamente le norme del codice procedura civile rispetto poi alla diversa forma e alla diversa disciplina che è stata prevista espressamente nella modalità telematica. E analogamente poi è stata portata anche all'attenzione della Corte la questione della firma e della sottoscrizione degli atti di parte, quindi tipicamente del ricorso o del controricorso in Cassazione, ed è interessante notare come qui si sono scomodate, tra virgolette, addirittura le sezioni unite, che appunto una sentenza del 2018 hanno affrontato il tema della firma CADES e della firma PADES, quindi diciamo un argomento quasi esoterico se uno riflette sulle sentenze, no, tradizionali delle sezioni unite. E però questa è stata anche l'occasione per fare una ricostruzione delle fonti anche in virtù della normativa sovranazionale, cosiddetto regolamento EIDAS del 2014, regolamento dell'Unione Europea, che per l'appunto prevede l'equipollenza di queste varie firme digitali, per arrivare a dire che anche ai sensi sia della normativa sovranazionale che della normativa interna, combinata poi con l'articolo 125 del codice procedura civile, che prevede la sottoscrizione degli atti di parte, tipicamente quindi degli atti introduttivi, si ha per apposto il requisito della sottoscrizione dell'atto. Anche qui quindi diciamo un'interpretazione di ricomposizione delle fonti per attualizzare il disposto dell'articolo 125 del codice di procedura civile in tema di sottoscrizione. Così via poi la giurisprudenza della Cassazione ha fatto ricorso anche, no, ai principi propri del codice di rito del raggiungimento dello scopo, il 156, in tema di notifica proprio telematica, quindi ha interpretato la normativa dettagliata prevista proprio dalla legge del 94 sulla notifica telematica, che prescrive tutta una serie di specifiche modalità anche tecniche per eseguire la notifica, per arrivare poi ad affermare e a ribadire il principio della strumentalità delle forme rispetto allo scopo, e anche qui con una sentenza delle Sezioni Unite che risale al 2016 a affermare che laddove la notifica ha raggiunto il suo scopo, il fatto che sia violata una, diciamo, delle disposizioni circa le modalità previste dalla normativa speciale non viola, diciamo, non ridonda in nullità della notifica. E da qui, come sappiamo, ci sono state una serie di ulteriori prodotti l'applicazione di questo principio, così come sul diverso principio del deposito telematico o cartaceo, prima ancora della generalizzata facoltatività del deposito telematico, c'è stata un'ulteriore sentenza sempre risalente al 2016 che diceva ove l'atto poi sia stato nella disponibilità del giudice e delle parti, alla fine
si ha per raggiunto lo scopo, quello che è lo scopo della forma, cioè di instaurare correttamente il contraddittorio, e quindi si procede oltre. Ancora applicazione in tema di remissione in termini, no? Anch'esso un principio generale del codice di rito, riapplicato e rivissuto, non so come dire, reinterpretato alla luce, per esempio, delle fattispecie in cui la cancelleria abbia rifiutato il deposito telematico dell'atto, no? In questo modo anche frustrando le legittime aspettative della parte che con la seconda ricevuta poteva confidare sul corretto deposito telematico. E qui anche la giurisprudenza, appunto, ha reinventato un po' questo istituto della rimozione in termini, dicendo che ove questo rifiuto poi, per esempio, fosse arrivato a termine scaduto per il compimento dell'atto, l'avvocato poteva essere rimesso in termini. Ma da questa che è, diciamo, un'interpretazione di sistema, no? Della gerarchia delle fonti e di reinterpretazione, appunto, della sottoscrizione della firma oppure del raggiungimento dello scopo, direi che la Corte ha anche fatto delle operazioni di interpretazione evolutiva, diciamo, no? E questa è un po' la chiave che dicevo all'inizio, cioè alla fine si è visto che lo strumento dell'informatica non è così neutro e quindi non è tanto e solo una trasposizione da carta a informatica, ma quanto anche un po' un ripensare gli istituti alla luce delle potenzialità che l'informatica dà. E intendo riferirmi a una delle sentenze cui ha fatto già richiamata dal professor Punzi, cioè la sentenza a Sezione Unita del 2012 sul domicilio digitale, o meglio, che ha anticipato in qualche modo poi quella che è stata l'introduzione normativa con l'articolo 12-16 sexies sul domicilio digitale, quando ha detto che l'onere di domiciliazione previsto dal Regio Decreto 1934 poteva essere riattualizzato e rivisto alla luce della possibilità di eseguire le notifiche a mezzo PEC, appunto all'indirizzo PEC, e quindi, tra virgolette, così inventando il concetto di domicilio digitale, che poi è stato oggetto di recepimento normativo. E qui si vede come in realtà proprio il domicilio digitale stia veramente cambiando proprio la fisionomia, no? Di come si possono fare le notifiche, di come si possa raggiungere diversamente l'instaurazione del contraddittorio, e quindi come si possa avvantaggiare quindi di una potenzialità diversa. Ancora, e finisco su questo tema dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, le sezioni unite, sentenza anche richiamata dal professor Punzi, hanno reinterpretato l'onere di deposito della copia del provvedimento impugnato, o meglio di relata della notifica del provvedimento impugnato, e anche ai sensi del 369 del codice di procedura, quando hanno sostanzialmente legittimato la non contestazione della controparte in merito alla copia prodotta, e quindi hanno sostanzialmente legittimato la validità di un atteggiamento della controparte nella materia della improcedibilità, che tradizionalmente era ritenuta sottratta alla disponibilità delle parti. Questo per dire come, di fronte, insomma, un po' anche a questa realtà nuova del telematico, la giurisprudenza non solo ha sistematizzato un po' questo rapporto tra disciplina speciale e codice di rito, che ovviamente era nato sotto altre, in un'altra dimensione, ma ha anche interpretato in maniera evolutiva, diciamo per così dire, gli istituti tradizionali in questa diversa ottica. Vado rapidamente perché il tempo scorre, non voglio rubare troppo tempo. L'avvio del PCT in Cassazione. Finora, appunto, la Corte ha cercato di interpretare questa realtà, però giudicando su carta, continuando a giudicare sulla carta, e di qui anche, no, le interpretazioni che sono fioccate sulla necessità di tradurre la realtà digitale del merito in copie cartacee, copie analogiche, con relative attestazioni di conformità nel giudizio in Cassazione.
A partire dal 31 marzo, come sapete, prossimo, in base al decreto dirigenziale del 27 gennaio, partirà finalmente il processo telematico anche in Cassazione. È bene però chiarire che partirà in virtù non del decreto previsto dall'articolo 16 bis del decreto legge 179 del 2012, quindi non sotto la cornice con cui sono partiti gli uffici di merito, prima i tribunali nel giugno 2014 e poi le corti d'appello, ma in virtù di un decreto che comunque trova dirigenziale la sua cornice ancora nella legislazione emergenziale, perché è un decreto emesso ai sensi dell'articolo 221,5 del decreto legge 39 del 2020. Questo per dire che il regime, almeno nell'interpretazione insomma che l'ufficio del massimario ne ha reso, del regime degli atti depositabili a partire dal 31 marzo, è un regime di facoltatività piena, cioè non è prevista neppure l'obbligatorietà degli atti endoprocedimentali, così come previsto dal 16 bis. Perché è un decreto dirigenziale che si pone appunto in virtù di normativa emergenziale e che si riconduce più che allo schema del 16 bis, allo schema dell'articolo 35 del regolamento, cioè del DM 2011-44, cioè un decreto autorizzativo del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, che abilita la Cassazione avendone fatto una previa ricognizione di funzionalità. Quindi, a nostro avviso, ovviamente poi bisogna vedere, diciamo, però a nostro avviso lo scenario è tale, la cornice, diciamo, normativa è tale per cui il regime degli atti depositabili dopo il 31 marzo è di piena di facoltatività, sia per gli atti introduttivi che per gli atti endoprocedimentali. E a nostro avviso, proprio perché il decreto dirigenziale non si pone nell'alveo del 16 bis, non si applica neppure il regime di obbligatorietà completa previsto ai sensi della normativa emergenziale, perché la normativa emergenziale fa comunque riferimento al 16 bis e poiché siamo fuori, diciamo, da quella sfera di applicazione, a nostro avviso il regime del deposito in Cassazione è comunque un regime di facoltatività. Questo è stato, diciamo, pensato proprio perché, essendo un processo che parte ora e non sperimentato ampiamente come quello del giudizio di merito che appunto è partito nel 2014, si è preferito, a garanzia di tutti e dobbiamo dire in primis della difesa, diciamo, ovviamente, di porre un regime di obbligatorietà in relazione a un sistema che ancora ovviamente insomma parte ora e necessiterà appunto di un tempo tecnico di stabilizzazione e consolidamento, diciamo così. È evidente però che a questo punto i difensori sono abilitati al deposito telematico come facoltà di tutti gli atti, sia introduttivi, ricorso contro ricorso, sia memorie, sia istanze. E da questo punto di vista, e così anticipo una delle domande che l'avvocato Giorgi aveva fatto all'inizio, anche il regime che in qualche modo è stato oggetto dei protocolli d'intesa per cercare di gestire il periodo di emergenza in assenza appunto della possibilità del deposito telematico in Cassazione, è destinato a nostro avviso a venir diciamo superato, perché a quel punto, una volta attivata la funzionalità sia pure in regime di facoltatività del deposito telematico, anche la modalità del deposito a mezza PEC che appunto è stata prevista in virtù dei protocolli è destinata a venir meno, se non proprio perché espressamente prevista da fonte primaria, quella che è prevista per l'udienza cartolare, sempre nel perimetro della legislazione emergenziale ai sensi dell'articolo 23,8 bis del decreto legge.
Vado rapidamente alla conclusione, non so se ci sarà tempo per un secondo giro, voglio solo anticipare quanto così dicevamo nella fase ancora così preliminare di questo incontro, che l'ufficio del massimario ha pubblicato sul sito della Corte di Cassazione, e questo lo dico appunto a beneficio di chi insomma non avesse sentito queste prime così anticipazioni che facevamo prima dell'inizio ufficiale del convegno, ha pubblicato sul sito della Corte di Cassazione in data 15 marzo una relazione riepilogativa di tutta la normativa emergenziale applicabile in Cassazione, quindi l'udienza cartolare, l'udienza camerale da remoto, lo scenario dei protocolli e il diverso scenario che adesso si apre proprio nell'imminenza dell'avvio del processo telematico al 31 marzo. 2021. Quindi è una relazione liberamente scaricabile del collega Fighera del massimario, un servizio che il massimario ha inteso rendere, diciamo, ovviamente non impegnerà i collegi, però è un'interpretazione che il massimario ha fornito della nuova normativa e del nuovo assetto. Ultimissimo spunto, perché non voglio assolutamente rubare tempo ulteriore al professor Ruffini. La preoccupazione della remotizzazione estrema, insomma, io questo direi, per quanto riguarda la preoccupazione della perdita di collegialità, voglio sottolineare che il primo presidente ha predisposto delle linee guida che anch'esse sono pubblicate sempre per trasparenza sul sito della Corte di Cassazione, in cui ha stabilito che anche per le camerali non partecipate, quindi per le camerali civili da remoto, ci sia sempre il presidente del collegio, ovvero un suo delegato, presente nella corte, che quindi il collegamento del collegio da remoto per la camerale avvenga sempre con la presenza del cancelliere e del presidente, ovvero di un giudice delegato, nell'impossibilità del presidente di essere presente in corte, e questo sia per la garanzia poi della sottoscrizione di quelli che chiamiamo statini della Camera di Consiglio, sia per garantire l'accesso ai documenti da parte del collegio, quindi della necessità di compulsare il fascicolo d'ufficio nel corso della Camera di Consiglio, sia per la necessaria interazione con la cancelleria. E questo mi sembra un segnale di attenzione da parte del primo presidente sulla garanzia per tutti dell'effettività della tenuta della Camera di Consiglio, sia pure da remoto. E veramente ultimissimo spunto, e mi taccio, questa però è una mia considerazione personale, non credo che l'udienza pubblica, una volta passata, come tutti auspichiamo, più presto possibile questa emergenza, debba essere soppiantata. Mi riferisco ovviamente in particolare all'udienza pubblica in Cassazione, dove già il rito del 2016 ha previsto che sia ad essa riservata la trattazione delle cosiddette questioni nomofilattiche, e direi che rispetto a queste questioni la necessità del contraddittorio in presenza e quindi dello scambio diretto fra il collegio e i difensori sia assolutamente necessario. Grazie e mi scuso se ho sforato i tempi. Scusatemi, ma mi ero perso il microfono. Grazie a lei, consigliere. È riuscita veramente in pochi minuti a concentrare una quantità di argomenti e anche di indicazioni che ci saranno di grandissima utilità. E, volevo solo fare due brevissime notazioni. Innanzitutto mi fa molto piacere di questa sua opinione, che in qualche modo ci tranquillizza. Ricordo che la stessa natura meramente eventuale dell'udienza pubblica introdotta dal comma 8 bis dell'articolo 23 della legge di conversione del decreto legge 137 del 2020 è almeno allo Stato destinata a produrre effetto solo fin tanto che perduri
come lei infatti anticipava, lo stato di emergenza. E indubbiamente è una delle disposizioni rispetto alle quali è stata da più parti manifestata la preoccupazione che diventi invece una disciplina a regime. Io convengo con lei che appunto è un momento di particolare importanza quello della discussione davanti alla Corte, anche se l'esperienza di chi di noi frequenta la Corte di Cassazione indubbiamente non si nasconde che su 10 discussioni 8 sono di mero richiamo agli atti e solo alcune producono quindi un effettivo quid pluris ai fini ovviamente del contraddittorio, ma indubbiamente è importante non rinunciare a quelle 2 su 10 o a quelle o quella 1 su 100. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Volevo precisare sempre per chi ci ascolta anche un'altra questione che lei ha già precisato, ma appunto la ripeto perché è un argomento che dal punto di vista pratico vedo che impegna molti di noi anche nella pratica quotidiana in Cassazione. Mentre l'8 bis del decreto legge 137 ha espressamente previsto che, sempre in questo ambito meramente emergenziale, le memorie possano essere puramente e semplicemente inviate alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata, e la norma fa quindi ritenere che limitatamente quindi alle udienze pubbliche così cartolarizzate sia sufficiente l'adempimento della trasmissione a mezzo PEC, a mio sommesso avviso non è affatto così rispetto invece alle udienze in Camera di Consiglio già disciplinate dai protocolli, rispetto ai quali le disposizioni contenute nei protocolli non sono chiarissime, ma fanno ritenere che l'adempimento della trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata non sostituisca comunque l'adempimento del deposito cartaceo in cancelleria. Quindi questa è una notazione di cui credo valga la pena di tener conto. A questo punto... Scusi, avvocato, mi permetto solo di inserire, rubo ancora un minuto al professor Rustini e mi scuso, ma proprio nell'ottica di maggiore chiarezza possibile, proprio perché lei ha detto che è un punto delicato. Certamente la disciplina dell'udienza cartolare prevede espressamente la PEC, e però è uno scenario emergenziale. I protocolli, ma comunque chiaramente scritto anche in questa relazione del massimario che in qualche modo che citavo in precedenza, del 15 marzo, hanno cercato di agevolare il periodo di emergenza in cui il deposito telematico non è consentito in Cassazione. E va, direi che va fatta anche una distinzione fra il deposito degli atti introduttivi a mezzo PEC, in cui si chiedeva una mera, come posso dire, di possibilità per la Corte di avvantaggiarsi anche di una copia digitale, dal deposito delle memorie, lì rispetto al quale è stato fatto un protocollo aggiuntivo proprio che riguardava le memorie, proprio per consentire in questa logica emergenziale la possibilità di utilizzare la PEC. È evidente che non c'è una strettissima copertura normativa rispetto alla possibilità di depositare solo a mezzo PEC le memorie, ma in realtà ci sono delle pronunce che hanno ritenuto comunque raggiunto lo scopo una volta che la memoria effettivamente sia arrivata e presa in considerazione del collegio, e ciò a fronte invece di precedenti pronunce che avevano dichiarato inammissibili le memorie trasmesse a mezzo PEC. È chiaro che è un terreno, diciamo, in cui si è cercato col protocollo di venire incontro proprio all'esigenza degli avvocati di non venire in corte di persona per depositare le memorie,
però è un perimetro, diciamo, effettivamente molto limitato alla contingenza e fortunatamente, diciamo, adesso con il prossimo avvio del PCT al 31 marzo, direi che anche questa ambiguità, se vogliamo esprimerci così, è destinata a essere superata, perché rispetto a questa del deposito delle memorie come una copertura da protocollo, diciamo, effettivamente si rischiavano anche interpretazioni, diciamo, differenziate. E nella relazione, così come nella rassegna, si esprime l'idea che una volta entrata in vigore il regime del deposito telematico a norma, a quel punto non ci sia più neanche un discorso di raggiungimento dello scopo, perché c'è l'infrastruttura tecnica del PCT che realizza proprio il deposito a norma, e quindi a questo punto il perimetro della PEC, al di fuori dell'udienza cartolare, probabilmente è destinato a essere superato. Mi scusi per la precisazione, ma essendo un tema fissato, mi sembrava opportuno cercare di essere più chiara comunque. Grazie. Oh, grazie a lei. E comunque, diciamo che, rifacendomi alla prima parte del suo intervento, quello che molto ci conforta è che divenga un principio generale, quello appunto sancito dalle sezioni unite del 2019, l'83-12 del 2019, che si sono appunto preoccupate di verificare, come lei ricordava, che l'applicazione dei principi tradizionali nati in ambiente di ricorso analogico siano irragionevoli o sproporzionati nel diverso ambiente digitale, che questo diventa a questo punto un ulteriore indizio che forse effettivamente stiamo parlando di un tertium genus, non proprio del processo civile originario, a mio sommesso avviso. Dopo aver sparato questa sentenza, credo di poter rimettere la parola in mitaccio al professor Ruffini. Grazie. Grazie Presidente. Dopo le relazioni del professor Punzi e della consigliera Fedele, ovviamente rischio di apparire un po' meno brillante, ma approfitto del fatto che lei mi ha dato una chiave di svolgimento del mio intervento, che dovrebbe in qualche maniera concentrarsi sulla normativa emergenziale, sugli impatti, sulle conseguenze di questo strano innesto della normativa emergenziale epidemiologica e normativa sul cosiddetto PCT, per cercare di non annoiare troppo l'uditorio, che chiaramente, soprattutto in queste modalità telematiche di svolgimento dei convegni, rischiamo sempre di in qualche maniera annoiare. E cerco di entrare subito in medias res. Ci sono sicuramente delle norme introdotte a causa della pandemia, disordinatamente introdotte a causa della pandemia, in maniera probabilmente affrettata, poco meditata, poco consapevole, alluvionale, che hanno, secondo me, migliorato e potrebbero migliorare il sistema complessivo del processo se inserite stabilmente a sistema. Alcune sono state già inserite stabilmente a sistema, altre no, sono state inserite stabilmente a sistema. Per esempio, è stata inserita stabilmente a sistema la norma che ha fatto venir meno quella situazione abbastanza scandalosa della notifica alle pubbliche amministrazioni, per cui non potevamo utilizzare i domicili, gli indirizzi digitali contenuti nel cosiddetto registro IPA, che adesso ha cambiato nome. Noi avevamo una serie di amministrazioni inadempienti all'obbligo di inserire il proprio domicilio digitale nel registro PA, che non si guardavano bene dal farlo, e che una volta ricevuta la notifica sul registro, sul domicilio digitale derivante, cioè risultante dal registro IPA, eccepivano la nullità.
e avevano in qualche maniera qualche argomento a sostegno, anche se c'era poi un contrasto di giurisprudenza tra il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, cioè il Consiglio di Stato riteneva che quelle notifiche fossero valide, la Corte di Cassazione no, quindi è una situazione abbastanza statica. La pandemia ci sono? Ci sono delle... Scusate, qualcuno non ha spento il microfono, per favore. Scusate voi. Avvocato, scusami solo un attimo, avvocato Guarnieri? Forse devi spegnere anche la telecamera, grazie. Scusami, abbi pazienza, questo, come si dice, sono i problemi della diretta. Eccoci. Dicevo, questo diciamo, problema è stato eliminato ed è stato eliminato con norma stabile, destinata a norma non bellissima, probabilmente con un pochettino più di attenzione le norme si possono scrivere meglio, magari senza scriverle di notte, scrivendole di giorno, giorni feriali vengono meglio, una settimana in più l'avremmo potuto aspettare tranquillamente dopo gli anni di attesa. Ma al di là di questo... probabilmente si poteva risolvere sul piano delle notifiche un altro problema che non è stato preso in considerazione, la notifica agli uffici del pubblico ministero. Voi sapete che gli uffici del pubblico ministero non sono considerati tecnicamente pubbliche amministrazioni e quindi è possibile cercare di forzare la mano e notificare comunque al registro, all'indirizzo che risulta dal registro ex IPA, però poi dipende dall'ufficio del pubblico ministero, perché ci sono alcuni uffici del pubblico ministero, alcune procure, che in automatico ti mandano una risposta in cui si dice questa notifica non la consideriamo valida, l'atto verrà distrutto, e non ci facciamo niente, fai conto di non averla fatta. Ora vorrei fare notare, sul piano della collaborazione istituzionale forse non è la scelta più elegante che si potesse adottare, ma immaginate cosa succede se un giudice della Repubblica ordina o autorizza ex 151 del codice di procedura civile la notifica utilizzando quel domicilio. Che questa scelta, a mio avviso un po' affrettata, di fare partire il messaggio automatico di rifiuto della notifica potrebbe comportare dei problemi abbastanza gravi sul piano dell'organizzazione della giustizia, nel senso che io posso chiedere al giudice di essere autorizzato a notificare ex 151 utilizzando il domicilio digitale che della procura che non risulta nel registro PA o in reginde, la procura rifiuta questa notifica, bisognerebbe capire che cosa succede. Probabilmente c'è qualcosa da mettere a punto, questo per dire non è vero, non è esatta la vulgata che si dice per risolvere i problemi del processo non bisogna incidere sulle norme processuali. Certo, non possiamo pensare che incidendo sulle norme processuali risolviamo tutto, però ci sono norme che potrebbero essere tranquillamente migliorate senza bisogno di fare dei grossissimi sforzi intellettuali, soltanto mettendosi a lavorare come tutti facciamo, però nei giorni feriali, perché viene meglio secondo me. Norma invece che è stata introdotta sempre in fase emergenziale ma non in pianta stabile, questo non si comprende a mio avviso, è quella sul deposito telematico degli atti introduttivi. Non si capisce perché non stabiliamo che gli atti introduttivi debbano essere depositati in forma telematica, possibilmente insieme a tutti i documenti che si contestualmente, poi vi spiego perché, ai documenti che si intendono offrire in comunicazione, perché questa previsione debba cessare il 30 aprile, oppure poi il 30 aprile ci diranno che va fino al 30 giugno. Tutto sommato, diciamo, siamo cresciuti. Inizialmente io avevo molte perplessità sul progetto civile telematico, è vero che abbiamo pubblicato poi il libro sul progetto civile telematico, ma dopo che mi sono convertito, inizialmente non mi piaceva per nulla l'idea di dover capire come funzionavano questi aggeggi, di dovermi abituare a questi linguaggi, non era una cosa che avrei pensato a cui dover sottostare. Di fatto la vita si evolve, abbiamo imparato a guidare la macchina, a usare il computer e utilizziamo anche il PCT. Direi che anzi forse da un punto di vista organizzativo, se cambiassero l'architettura del PCT nel senso di consentire i collegamenti ai documenti depositati, i link, anche se io non li deposito insieme, anche per i documenti depositati in corso di causa, secondo me i giudici ne avrebbero un vantaggio incredibile. Cioè oggi
Voi sapete che io posso depositare un atto nativo digitale con i collegamenti ai documenti che deposito contestualmente, ma i collegamenti funzionano soltanto se inseriti nella medesima cartella, quindi il deposito deve essere contestuale. A parte il fatto che molti giudici non sanno poi utilizzarli perché non sanno che devono scaricarseli su un'unica cartella, però comunque se lo sanno possono farlo, ma per i documenti successivi questi collegamenti non funzionano e quindi per la memoria, la comparsa conclusionale o una memoria difensiva nel rito del lavoro che io depositassi successivamente, il link non funzionerebbe a quel documento perché è un documento depositato in altro contesto. Probabilmente ci si potrebbero lavorare i tecnici a questo tipo di problemi, perché penso che se vogliamo informatizzare il processo dobbiamo consentire a tutti di leggere l'atto processuale e poter andare al documento con un semplice clic, perché non è esigibile che un magistrato abbia sei computer o chiuda la finestra, ne apra un'altra, eccetera. Alla fine rischiamo che i documenti non li legga, non riesca a leggerli, gli sfugga qualche cosa, è evidente, è interesse di tutti, quindi secondo me una battaglia dovrebbe essere fatta in questo senso. L'altra, comunque, prima battaglia, stabiliamo che il deposito telematico deve essere l'unica modalità di deposito tutte le volte in cui esista nell'ufficio giudiziario la struttura idonea a ricevere il deposito telematico. Norma invece sicuramente destinata a cessare la sua applicazione, è scritta abbastanza male, quella sulla procura rilasciata su atto, su documento analogico trasmesso in via informatica dal cliente al difensore, che il difensore, la cui sottoscrizione viene autenticata dal difensore. È scritta male la norma, perché oggi in cui io potrei essere costretta a iniziare un processo con atto analogico, non si comprende se io quella procura la posso utilizzare, perché quella procura la posso utilizzare se la unisco da un punto di vista informatico al documento elettronico, ma se la stampo e la unisco a un documento cartaceo non è sicuro che io abbia il potere di certificazione. E quindi è per fortuna una norma che cesserà di avere efficacia, ma comunque sia, lasciatemi dire che un legislatore che in fase emergenziale introduce una norma per semplificarci la vita e la scrive così male, non dà, diciamo, un grosso esempio di efficienza. Ma sono stato invitato a concentrarmi in particolare sulle udienze, cioè le norme che a seguito della pandemia hanno in qualche maniera stravolto le modalità di trattare, di svolgere le udienze. Ora, sono norme che sono migliorate nel tempo, vi ricordate quando furono introdotte, sostanzialmente c'era questo strapotere dei capi degli uffici giudiziari che potevano stabilire tutto pur di consentire lo svolgimento delle udienze relativamente ai procedimenti non sospesi, o le udienze non obbligatoriamente rinviate, ecco, più tecnicamente. Le udienze non obbligatoriamente rinviate perché si potessero svolgere, furono dati questi poteri ai capi degli uffici giudiziari che hanno dimostrato essenzialmente una varietà capacità sul territorio della Repubblica, cioè a seconda degli uffici giudiziari sono stati utilizzati più o meno bene. Abbiamo avuto uffici giudiziari in cui sono stati utilizzati i poteri in maniera molto intelligente, al punto appunto da ispirare il legislatore in successive riforme, altri uffici giudiziari in cui sono stati presi dei provvedimenti strani, ecco, soltanto per dirne due, ma senza citare gli uffici, non ha senso adottare provvedimenti che mirano a evitare l'assembramento negli uffici giudiziari se poi l'assembramento me lo sposti sul marciapiede di fronte. Cioè, noi abbiamo avuto scene ridicole di avvocati ammassati al di fuori di certi uffici giudiziari perché non potevano entrare, ma dovevano entrare per fare alcune cose. Non ha senso, questo tipo di atteggiamento non era forse fino a quello immaginato al legislatore, così come è stato molto
discutibile, anche se qualche collega processualista l'ha difeso, quindi non è opinabile a tutti gli effetti. Il provvedimento, secondo cui, per evitare l'assembramento del, che a mio avviso è inverosimile, l'assembramento del personale di cancelleria in ufficio, per evitare questo assembramento, a un certo punto c'è stato un ufficio giudiziario che rifiutava i depositi telematici degli atti processuali. Quindi io depositavo in via telematica un atto processuale, quindi non mi recavo nell'ufficio giudiziario, ma questo atto veniva rifiutato, in quanto se lo avessero dovuto accettare, se il personale di cancelleria avesse dovuto accettarlo, si sarebbe creato un assembramento del personale di cancelleria. Ora, può darsi anche, però, diciamo che devi intervenire sulla modalità di organizzazione del lavoro del tuo ufficio, non impedendomi il deposito telematico. Però queste norme sono state fortunatamente modificate. Oggi abbiamo praticamente i poteri sono stati concentrati essenzialmente non sui capi degli uffici giudiziari, ma sui giudici affidati ai procedimenti, e abbiamo il famoso articolo 221 del decreto legge 34 del 2020, io mi confondo sempre perché ci stanno i commi 221, questo è l'articolo 221 del DL 38 del 2020, che prevede alcune cose estremamente ragionevoli, ma che fanno pensare perché? Perché, come diceva l'amico avvocato Giorgi, si pensa di stabilirle tutte, cioè di stabilizzarle tutte. Ora, alcune di esse sono ragionevoli, altre forse richiederebbero una riflessione, una pacata riflessione. Io sono, da questo punto di vista, molto aperto, però dobbiamo essere chiari anche nella terminologia che usiamo. Allora, innanzitutto il comma 8 di questo articolo 221 assicura quello sul consulente tecnico d'ufficio, è una norma sacrosanta. Sostanzialmente si consente al consulente tecnico d'ufficio di prestare il giuramento anziché in udienza, di prestarlo con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi in cancelleria. È un'attività che potrebbe essere stabilizzata, è una norma che potrebbe essere introdotta al regime nel sistema, bisogna solo modificare gli articoli 192 e 193 del codice, ma è sicuramente ultroneo pretendere che per questa attività debba partecipare all'udienza il consulente tecnico. Direi che se il giudice ritiene o le parti ritengono necessario interloquire in udienza del consulente tecnico, questo è un altro problema. Il giuramento in quanto tale di per sé non giustifica. Siccome noi abbiamo nel processo del lavoro, processo previdenziale, quando ero giovanissimo le ho fatte, a un certo punto facevo le cause previdenziali, quelle diciamo di massa, no? Ora, voi sapete che ci sono le udienze destinate al giuramento del consulente tecnico e diciamo sono abbastanza inutili, cioè nel senso non è che il consulente tecnico veniva, giurava e si portava via una massa di fascicoli, non c'erano le parti, non ha senso, ci sono alcune attività che sono veramente inutili, diciamo questa norma può essere introdotta al sistema. Le norme che destano più preoccupazioni sono quelle di cui ai commi 4, 6 e 7. Ora, il comma 7 del 221 prevede, sempre fino al 30 aprile, attenzione, cioè il 30 aprile non si sa dopo il 30 aprile cosa succederà, ma fino al 30 aprile si prevede che con il consenso di tutte le parti il giudice possa stabilire che se l'udienza non richieda la partecipazione di soggetti diversi dai difensori, questa udienza si possa svolgere mediante collegamento da remoto, cioè se non debbono partecipare, oltre al giudice ovviamente, ai suoi ausiliari, le parti, i difensori, se sono tutti d'accordo si può fare un'udienza da remoto. È venuta meno la necessità che il giudice sia presente nell'ufficio giudiziario, sono previste due limitazioni. Da un lato il cliente, cioè la parte, deve collegarsi dalla stessa postazione da cui si collega il difensore, e dall'altro occorre avvisare almeno 5 giorni prima le parti delle modalità di collegamento.
Ora, queste due limitazioni non vi dico se siano ragionevoli o non siano ragionevoli. La cosa buffa è che non sono invece previste dal comma 6. Il comma 6 è la norma che consente, nel caso in cui l'udienza si svolga in maniera tradizionale, consente però a ciascuna parte, a ciascun difensore, anche di partecipare all'udienza da remoto. Quindi non è che tutta l'udienza si svolga in forma telematica, ma alcuni si collegano da fuori. Bene, in questo, per questo caso, è previsto che la parte possa partecipare, in questo caso è previsto che deve essere la comunicazione alle parti 5 giorni prima, cosa che non era prevista invece nell'altra ipotesi. L'ultima ipotesi, che è quella di quel comma 4, è quella che più fa discutere, è quella della cosiddetta trattazione scritta. Ora, io ricordo Satta, il commentario di Satta, Satta quando parlava della trattazione scritta, che era stata introdotta fin dal 50 nel nostro codice, aveva un inciso, non so se tra parentesi, mi diceva magia delle parole. Dice, come faccio la trattazione se è scritta? Non si comprende. Io mi chiedo che cosa penserebbe Satta dell'idea che le udienze si possano svolgere tramite lo scambio di note, come prevedeva la prima versione della norma, non lo prevede più adesso, però continua purtroppo a riecheggiare quella terminologia. Quando fu introdotta questa norma in fretta e furia, dando il potere al capo degli uffici giudiziari, si disse che l'udienza si poteva svolgere mediante lo scambio di note e adozione del provvedimento fuori udienza, il che uno leggeva e non capiva. Cioè l'udienza si può svolgere attraverso lo scambio di note scritte e adozione del provvedimento fuori udienza. Uno pensa di essere di fronte a, diciamo, uno scherzo, ecco, il minimo uno scherzo, ci stanno prendendo in giro, non è possibile, fammi vedere il testo vero. Invece c'era scritto proprio così. Ora, di fatto, la norma nuova è un po' più accettabile, perché dice, non parla di trattazione scritta, siamo noi processualisti, ecco, noi avvocati che continuiamo a parlare di trattazione scritta, inducendo in errore, diciamo, gli interpreti, perché la norma dice soltanto che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Io che cosa intendo? Possono essere sostituite nel caso in cui non c'è bisogno di trattazione, è evidente. Se c'è bisogno di trattazione non possono essere sostituite, se invece si tratta soltanto di ribadire istanze e conclusioni, allora tanto vale, piuttosto che farmi venire in udienza e mi dici verbalizzi soltanto le conclusioni, avvocato, perché adesso si riporta, io pure insiste affinché questa operazione qua potrei farla col WhatsApp, insomma, cioè non c'è bisogno di venire in udienza a perdere tutto il tempo per fare questa cosa qua, ma questa è il presupposto, è che occorre soltanto ribadire istanze e conclusioni, non che occorra la trattazione. Comunque, la norma la completo. Se il giudice stabilisce che al posto dell'udienza le parti debbano scambiarsi queste note scritte, stabilisce che questo scambio debba essere fatto almeno 5 giorni prima dell'udienza, poi che ciascuna parte nei 5 giorni successivi, l'avviso viene fatto 30 giorni prima, nei 5 giorni successivi ciascuna parte può chiedere invece l'udienza e il giudice provvede nei successivi 5 giorni. Vada bene, il giudice provvede nei successivi 5 giorni sull'istanza di udienza effettiva, non, quindi può provvedere accogliendo l'istanza o rigettando l'istanza. Non è che provvede entro i 5 giorni, cioè non è che c'è scritto, come avrebbe dovuto scrivere probabilmente il giudice, le parti depositano le note fino a 5 giorni prima, il giudice provvede nel 5° giorno successivo, come dovremmo interpretarla, in maniera che in quei 5 giorni sia in qualche maniera possibile
uno straccio di replica, quantomeno una opposizione a che venga presa in considerazione un'istanza inammissibile e tardiva della controparte. Non è possibile che io non possa nemmeno oppormi alla istanza inammissibile, all'istanza tardiva. Quindi quei 5 giorni io li utilizzo personalmente, come avvocato li utilizzo, e non ho trovato finora nessun giudice che mi abbia contestato l'utilizzazione. Cioè, una volta scaduto il termine dei 5 giorni prima dell'udienza, prima che il giudice provveda, dopo che il giudice provveda non è possibile, se c'è da opporsi a una certa istanza, non fare la memoria, ma opporsi dicendo guarda questa istanza non poteva essere fatta, non accetto il contraddittorio o altro, si può, oppure chiedo, a questo punto chiedo l'udienza perché il tipo di istanza che è stata fatta da controparte, il tipo di conclusione è tale da richiedere la trattazione scritta, nessun giudice rispettoso del contraddittorio potrebbe, diciamo, ignorare questa istanza, perché comunque il meccanismo è questo, e che sia il meccanismo questo in qualche modo deriva da una norma, a mio avviso demenziale, quella secondo cui se nessuna delle parti deposita le istanze si applica il 181. Cioè il 181 è la norma sulla mancata comparizione in udienza. Tu, giudice, decidi che l'udienza viene sostituita da uno scambio di memoria scritta. E poi dici, il legislatore dice, se però le parti non si scambiano le memorie è come se non fossero come se non partecipassero all'udienza. Ma l'udienza non c'è. Cioè, com'è possibile pretendere di desumere dallo mancato scambio di note sostitutive dell'udienza la norma che si applica all'udienza? La norma così non può rimanere. Se la volessero stabilizzare, in qualche maniera dovrebbero scriverla in maniera un pochettino più raffinata. Però, sto andando troppo, quindi vado veloce, però non sento. Dicevo, nessun problema. Ah, ok. Però, grazie. Diciamo, bisogna chiedersi in che misura vale la pena di mantenerla. Secondo me bisogna fare chiarezza terminologica, perché poi alla fine, al di là delle grandi disquisizioni dottrinali, dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, non immaginarci di fare esoterismo. Ecco. L'idea che esista la comparizione figurata attraverso lo scambio delle parti è una cosa tipo effetti speciali. Una volta c'era la reclama di determinati elettrodomestici, volevamo stupirvi con gli effetti speciali. Questo è un effetto speciale, che senso c'ha? L'udienza figurata non l'accetto, semplicemente perché avrei fatto altro nella vita. Cioè, se mi avessero imposto le udienze figurate, facevo l'attore o qualcos'altro, ma non l'avvocato. Lo faccio male, però con un minimo di dignità. Ecco, quindi dobbiamo ribellarci a delle derive eccessive. Ora noi dobbiamo distinguere sostanzialmente, secondo me, tra l'udienza che richiede la presenza fisica delle parti e del giudice nel medesimo luogo e che è disciplinata da una normativa tale che giustifica il 181, che giustifica il 309. Cioè, sostanzialmente, il contraddittorio si sviluppa al meglio nell'udienza, in un contesto in cui le parti possono discutere, e questo comporta che alla mancata comparizione delle parti in udienza io posso attribuire determinate conseguenze. Altra cosa è la trattazione scritta di una o più questioni, che in base a quello che si deve desumere dall'articolo delle disposizioni di attuazione, è il 183 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è il 180 bis, è il 180 del codice di procedura civile, è quello in vigore fino al 2005. In realtà il 180 è stato in vigore in diverse formulazioni, però in tutte le formulazioni che ha avuto il 180 dal 1950 fino al 2005 erano tali che, in combinato disposto con l'83 bis delle disposizioni di attuazione, facevano capire che la trattazione scritta non era un'alternativa all'udienza, era un modo di preparare l'udienza,
era un'altra cosa. Il giudice, per preparare al meglio l'udienza, autorizzava la trattazione scritta di una o più questioni, per evitare che l'udienza fosse inutile. È evidente che la trattazione scritta ha questo di significato. La trattazione scritta serve a sviluppare il contraddittorio su determinate questioni, svilupparlo al meglio, perché non sempre l'udienza è la sede migliore per sviluppare, diciamo, la discussione su questioni particolarmente complesse. A volte uno scritto può servire. D'altra parte, nel processo del lavoro cosa abbiamo? Che a volte il giudice, nonostante lì ci sia l'emblema dell'oralità, ma il giudice a volte autorizza la memoria difensiva finale perché vuole un canovaccio, un qualcosa di scritto, di fisso, per poter anche poi prepararsi al meglio per l'udienza. Quindi questo è il senso della trattazione scritta. E poi abbiamo invece lo scambio di note riservate alla formulazione di istanze, conclusioni, che è quello a cui si dovrebbe riferire la normativa emergenziale. A volte l'udienza è inutile. Quando l'udienza è inutile, il legislatore che cosa fa? Attribuito al giudice: siamo in una situazione emergenziale, non sono ancora riuscito a fare una riforma decente del processo civile. In questo processo civile so che ci sono delle udienze inutili, allora mi cospargo il capo di cenere, do al giudice il potere di eliminare l'udienza inutile e dire: per le attività che non richiedono trattazione, io autorizzo le parti, anzi dispongo che le parti si scambino queste istanze, queste note scritte con istanze e conclusioni. Nei protocolli a volte solo due pagine, solo una pagina e mezza, solo tre pagine, è ovvio che non c'è lo spazio per trattare, c'è lo spazio per dire che cosa voglio. E ha un senso, se volessimo mantenere invece o introdurre l'ipotesi di un potere discrezionale del giudice al fine di sostituire l'udienza, determinate udienze, la trattazione proprio con delle note, allora dovremmo prevedere innanzitutto la possibilità che ci siano termine per note e termine per replica, evidentemente. La possibilità che ciascuna delle parti possa invece chiedere la discussione orale in udienza, la possibilità che ciascuna delle parti possa, se le parti sono d'accordo a scambiare le difese per iscritto, non penso che in un processo retto dal principio dispositivo ci possiamo scandalizzare, ma ciascuna delle parti ha diritto all'udienza e quindi sostanzialmente ha diritto a un momento di contraddittorio nei confronti col giudice, in udienza, anche alla presenza del giudice e con la partecipazione attiva del giudice. E inoltre dobbiamo consentire al giudice, una volta lette le note di trattazione scritta delle parti, comunque di fissare successivamente l'udienza. Perché il contraddittorio si svolge tra tutti i soggetti del processo, mi insegnava il professor Punzi, che oltre a tutti i titoli che ha, è anche quello di titoli, ha tantissimi titoli, ma ha avuto la sventura di essere mio maestro, quindi io sono un po' emozionato perché sto parlando di fronte a lui. Devo dire, obiettivamente, il contraddittorio si svolge tra tutti i soggetti del processo. È evidente che il giudice potrebbe autorizzare, disporre la trattazione scritta, pensando, programmando di non tenere l'udienza, ma poi, lette le note, potrebbe disporre l'udienza comunque, così come ciascuna delle parti deve poter chiedere l'udienza. Solo a queste condizioni si può inserire questa norma, che poi non è molto difforme da quello che è stato immaginato per la Cassazione, sia pure nella fase emergenziale, cioè la possibilità di invocare l'udienza, la discussione. Lo sforzo, però, secondo me, concludo veramente, chiedendo veramente scusa, non mi sono regolato con i tempi, lo sforzo dovrebbe essere quello di eliminare in radice le udienze inutili, piuttosto che dare al giudice la responsabilità di decidere di volta in volta, perché questo ne agevolerebbe, migliorerebbe completamente il sistema processuale. Faccio solo un esempio, due esempi. L'udienza di presentazione delle conclusioni nel rito ordinario, laddove non vi sia stata istruttoria, a che cosa serve? Non lo so.
se non c'è stata istruttoria, le parti hanno già magari sfruttato i termini del 183, che gli facciamo recitare le conclusioni per che cosa? Per consentire al giudice di smistare, ma trovassero altri metodi, perché è ridicolo che andiamo tutti in udienza per consentire al giudice poi di programmare la sua agenda. Se la può programmare da solo, oggi è obbligato a fare così perché la normativa glielo impone, però direi che si possono trovare soluzioni migliori. Rito del lavoro, appello incidentale, che senso ha, che utilità ha andare in udienza per sentirsi chiedere dall'appellato incidentale voglio termine per poter controdedurre? Ma non sarebbe meglio stabilire anche per l'appello incidentale qualcosa di analogo a quello che è previsto per la riconvenzionale in primo grado? Ma perché non si sposta d'ufficio l'udienza? Perché dobbiamo tenere un'udienza inutile, andare tutti lì a fare queste cose? Allora è chiaro che in questi casi, anche nel rito del lavoro, dico all'amico Giorgi, cioè ci sono gli udienze inutili anche nel rito del lavoro, in cui andiamo lì a perdere tempo. Spesso nell'appello lavoro, salvo le udienze di inibitoria, nella mia esperienza non è che si riesca a fare molto. Preferisco che mi consentano di fare magari 4 paginette per iscritto, forse sono più efficiente, perché se no vado lì nel tentativo di fare mettere a verbale molto meno di 4 pagine. E allora organizziamo meglio il processo, evitiamo le udienze inutili e forse possiamo anche eliminare questa norma che attribuisce il potere discrezionale al giudice. Altrimenti questo potere discrezionale al giudice possiamo attribuirglielo, ma a queste precise condizioni. Chiedo scusa, ho finito veramente, grazie. Grazie a te, scusami sempre un po' di ritardo nel riattivare il microfono. Grazie a te veramente invece per questo quadro veramente esaustivo anche di tutte le problematiche di contraddittorio che in realtà queste soluzioni emergenziali hanno reso evidente. Io devo dire e ricordare agli amici romani di Aggi, sono stati più forse informati all'epoca, nel periodo infatti del protocollo che abbiamo faticosamente discusso con la sezione lavoro del Tribunale di Roma, il problema che ci siamo posti insieme con i magistrati della sezione era proprio quello della possibilità e in quali limiti di migliorare queste disposizioni di legge, per esempio introducendo termini di replica rispetto a questa disciplina della trattazione scritta che sembravano prevederli. E in effetti è stata una difficoltà non indifferente che indubbiamente non siamo riusciti a risolvere con i protocolli. Vorrei aggiungere solo un particolare alle varie incongruenze che il professor Ruffini citava. Io trovo che in qualche modo sia incongruente anche la disciplina dell'8 bis rispetto all'udienza eventuale in Cassazione, perché in realtà non risolve proprio il problema di consentire alle parti di chiedere la discussione effettiva in udienza, ma solo all'esito dello scambio delle memorie. Cioè qui si arriva all'assurdo che le parti devono chiedere di discutere la causa prima ancora di sapere nelle memorie la controparte che cosa dirà. Allora, delle due l'una, o in effetti d'ora in poi come avvocati in prevenzione continuiamo a chiedere la fissazione dell'udienza e non rendiamo un buon servizio alla Corte, perché ci riporremo nelle condizioni poi di andare lì e di alzare la mano come facciamo molto spesso, oppure forse quello che andava fatto era eliminare questo termine oramai veramente ridicolo dei 5 giorni prima dell'udienza, anticipandolo congruamente in maniera tale da poi poter consentire ai fini organizzativi che l'istanza di effettiva discussione facesse seguito solo al deposito delle memorie di controparte. Diciamo che questo è uno dei tanti esempi, a mio avviso, di come il legislatore in realtà anche quello dell'emergenza non sia sempre perfettamente consapevole delle problematiche di carattere processuale. Vorrei chiedere agli altri relatori se vogliono intervenire, che cosa vogliono, se vogliono appunto fare un breve intervento. Non abbiamo ancora molto tempo, ma una ventina di minuti ce l'abbiamo ancora.
e poi forse può darsi ci siano domande da parte di chi ci ascolta a cui rispondere. Stefania, mi dai una mano? Filippo, l'unica l'ho fatta io al professor Ruffini, per adesso, per quanto io possa vedere nella chat. E la domanda, vuoi che la formuli adesso oppure forse una replica degli altri relatori e poi formuliamo alla fine le domande? Va bene, allora sentiamo prima se gli altri relatori vogliono intervenire. C'è anche una... no, la mano alzata è quella del professor Ruffini. Non la batto. È uguale, è uguale. Professor Punzi, voleva aggiungere qualcosa? Non c'è il microfono, non c'è il microfono, deve riattivare il microfono. Ho riattivato? Sì. Ecco, dico che non devo replicare alle relazioni della consigliere Fedele e del collega Ruffini, quindi dovrei dire con termine avvocatesco mi riporto a quello che ho già detto e se c'è qualche altra cosa mi posso intervenire. Ecco. Grazie, grazie professore. Consigliere? Ma avvocato, veramente non vorrei rubare troppo spazio. Devo dire che le osservazioni del professor Ruffini mi hanno veramente, cioè mi hanno molto colpito, nel senso che è un quadro, sì, diciamo, con il quale ci misuriamo, però ecco, messo tutto insieme così in maniera diretta, no? Come dire, fa più effetto in qualche modo. E effettivamente abbiamo avuto un po' la sensazione che in questo periodo, mi esprimo così, navighiamo a vista e non è bello pensare di navigare a vista nel processo. Certamente c'è stata una legislazione emergenziale che ha un po' seguito, per, come, cioè ha proprio seguito l'emergenza. A un anno di distanza forse possiamo un po' razionalizzare le cose. E voglio solo così cogliere uno spunto che mi sembrava quello più, diciamo, importante per quello che è da venire, cioè appunto che cosa trattenere, che cosa lasciare, no? Far fruttare l'udienza, questo mi sembra l'invito che si può veramente raccogliere, cioè oltre a quello appunto di una legislazione più coerente, di un ripensamento complessivo e anche appunto di una maggiore coerenza. Far fruttare l'udienza, perché vedete, la riforma, io parto sempre un po' dal punto di vista della Cassazione, la riforma del 2016 sulla cameralizzazione del rito, e questo ben prima della normativa diciamo emergenziale, è in parte stata fondata proprio su quello che diceva il professor Ruffini, cioè anche nelle camerali di Sesta, ma poi alla fine agli avvocati arrivavano e si riportavano in continuazione ed era praticamente il 90% che avveniva così, e uno diceva vabbè, in Sesta era un conto, l'udienza filtro eccetera, però ciò avveniva spessissimo anche nelle udienze pubbliche, questo. E ricordo che una volta erano venute, così tanto per fare un po' anche di aneddotica, dei giovani laureandi di giurisprudenza ad assistere a un'udienza pubblica e alla fine dell'udienza, no, nel scambiare un po' di opinioni su qual era stata la loro sensazione, insomma, immaginatevi questi ragazzi, vengono nel tempio, la Cassazione, l'udienza pubblica, erano tutti compiti lì ad ascoltare. La prima cosa che mi hanno detto, dice, ma veramente, ma perché vengono che poi si riportano semplicemente a quello che già è stato detto e il presidente poi gli deve dire a ognuno, no, ma abbiamo già letto, abbiamo già detto, eccetera. E è un aneddoto se volete, però è realtà, no? Cioè dei laureandi, insomma, alla loro prima così... prova ad assistere a un'udienza pubblica in Cassazione, dove essere il massimo della sacralità, diciamo, no? Ti fanno questa osservazione. Quindi io
Sono assolutamente d'accordo con tutte le osservazioni del professor Ruffini, cioè l'udienza deve servire e si deve chiamare udienza quella che è effettivamente udienza, cioè tutto il resto è preparare l'udienza oppure pensare che effettivamente non ci sia bisogno di fare l'udienza per determinate attività. E secondo me solo con, tra virgolette, un'operazione di questo tipo poi si può salvaguardare il valore vero dell'udienza, perché io ricordo che quando ero giudice del lavoro in primo grado si arrivava con gli atti studiati, effettivamente c'erano delle questioni da chiarire con gli avvocati e nel dialogo con gli avvocati, e l'udienza a quel punto serviva, perché magari c'era da precisare dalla domanda, perché c'era da capire se effettivamente c'era da fare attività istruttoria o meno, anche nella famosa ammissione dei mezzi di prova, no? Se io dialogo direttamente con gli avvocati e dico ma effettivamente questo capitolo di prova, diciamo, c'è già il documento, oppure insomma era effettivamente un modo per rendere l'udienza utile. Allora, se abbiamo un'impostazione di questo tipo, l'udienza è un valore che va preservato. Se invece si fa, non so come dire, la battaglia per dire voglio l'udienza per l'udienza, poi vengo e appunto no, la vanifico perché vengo e mi riporto, allora poi diventa, scusatemi la franchezza, una battaglia, come dire, di retroguardia che poi rischia di essere controproducente, perché poi la replica è proprio quella di dire ah, ma se poi l'80%, il 90% ci si arriva e si riporta, oppure c'era la famosa frase del sostituto di udienza che quando tu cercavi di interloquire diceva no, ma io vengo in sostituzione, no? È come se questo poi legittimasse a non effettivamente a non interloquire. Allora lì era veramente l'idea che vengo tanto per presenziare, ma poi di fatto io di fronte a una domanda di chiarimenti del giudice non sono in grado di interloquire. Questo, se volete, appunto, no, era proprio il modo di vanificare un po' il concetto stesso dell'udienza. Chiudo e rubo appunto ancora un altro minuto dicendo anche che, un po' riprendendo quello che dicevo all'inizio, cioè che il processo telematico non va visto proprio solo come un discorso di scambio e di facilitazione nel deposito degli atti, perché sennò forse appunto, diciamo, non abbiamo guadagnato moltissimo. Sì, abbiamo guadagnato, abbiamo reso tutto più immediato, però non abbiamo guadagnato moltissimo. Quello forse che va cambiato è anche l'approccio, no? Adesso allargo un attimo il tema, visto che abbiamo parlato di cartolarizzazione. Anche il modo di scrivere gli atti va ripensato, perché se io continuo a scrivere gli atti, diciamo nell'ottica del appunto tra ritradurre tutto in carta e poi semplicemente lo trasformo in un PDF che va letto a video, come diceva giustamente il professor Ruffini, io giudice devo abbassare, devo ripensare, devo avere 6 schermi per potermi leggere in parallelo l'atto, i documenti allegati, la scrittura della sentenza, probabilmente appunto abbiamo un po' tradito quella che è la filosofia del processo telematico, mentre invece un'idea anche di atti strutturati, ripensati per appunto la fruizione telematica con i link, come diceva giustamente il professor Ruffini, ai documenti che mi facilitano da un lato a me giudice la lettura, dall'altro a voi anche il famoso principio dell'autosufficienza, allora qui veramente, insomma, no, si può un po' ripensare tutto quanto. Sono tante cose, tanti spunti, ma effettivamente devo dire che l'introduzione del professor Punzi e anche la chiarissima così osservazione del professor Ruffini sono state davvero molto stimolanti e vi ringrazio per questi spunti. Grazie Filippo, a lei, consigliere. Filippo, ci sono delle domande, se vuoi partiamo dall'ultima. Va bene. Allora, di Bianca Morgigni. Alla luce delle considerazioni svolte, in caso di sostituzione della prima udienza con l'assegnazione di termini sfalsati per le note a trattazione scritta successive all'udienza originale,
Come si considera la posizione processuale del convenuto costituitosi tardivamente rispetto all'udienza originariamente fissata e pertanto sostituita, cioè sostituita dalla trattazione scritta? La costituzione è tardiva? A mio giudizio, dice l'avvocato Morgigni, no, perché l'udienza è sostituita e non ci sono e non sono pregiudicati i diritti del ricorrente. Chi vuole rispondere? Allora, sto cercando di capire la fattispecie. Cioè la fattispecie è quella, Bianca, se vuoi puoi intervenire. Avvocato Morgigni? Si considera la posizione processuale del convenuto. Eccola, ah. eccola, metti il microfono, Bianca. Non hai il microfono. Non si sente nulla, devi attivare il microfono. No, ha disattivato il microfono. No, il microfono è attivo, ma c'è un problema proprio tecnico. In caso di sostituzione per l'udienza con l'assegnazione di termini sfalsati per le note a trattazione scritta successive. Ma stiamo parlando del rito del lavoro, scusate. Sì, il rito del lavoro. Presumo. Direi che se non si è costituito 20 giorni prima è tardiva, cioè non riesco a capire perché non dovrebbe esserlo tutto qua. Si deve costituire 20 giorni prima dell'udienza. Sono d'accordo. Che non ci sia l'udienza, lui deve costituirsi comunque 20 giorni prima dell'udienza fissata in decreto. Tutto 10, ciò che viene dopo. 10 non, giorni prima. 10. 10, scusate, sì, cioè, è un lapsus, sì. Lapsus derivante dal lapsus fatto civilistico. Giorni prima, sì, chiaro. E la stessa cosa comunque succederebbe nel rito ordinario, cioè non. No, adesso forse ce lo chiarirà meglio lei per iscritto, che aveva un problema. La tempestività magari non è legata esclusivamente al pregiudizio dei diritti del ricorrente, ma è una, diciamo che è una tematica più complessa che involge anche l'esigenza del giudice di esaminare ovviamente le posizioni delle parti prima dell'udienza. Più che altro perché la decadenza si è già verificata, se ho capito bene il quesito. A quel punto, quindi certo. Comunque è sancita dalla norma, il problema sì. Di fondo è che è sancita dalla norma. Allora, poi c'è un altro quesito, in attesa che Bianca magari ci chiarisca qualche cosa che forse nello scritto è un po' sfuggito. Certo. Vorrei porre un quesito, Laura Vascon, l'accoglimento dell'istanza di visibilità a favore del convenuto del fascicolo telematico della impugnazione o opposizione Fornero, che secondo alcune sentenze equivale a conoscenza legale, impedisce di eccepire efficacemente la mancata notifica dell'atto di impugnazione o opposizione da parte dell'attore? Assolutamente no. Mi sembrerebbe di no, sul rito Fornero qualche dubbio, qualche pericolo ci potrebbe essere, cioè perché la notificazione ovviamente non cioè l'accesso al fascicolo non può equivalere a notificazione, a ricevuta notificazione. C'è sta qualche pronuncia giurisprudenziale in cui sostanzialmente invece la comunicazione la comunicazione di cancelleria equivale alla, cioè non occorre se tu hai preso visione del fascicolo, quindi io personalmente non faccio mai, non, quando ho questi dubbi non faccio istanze di visibilità, ecco, non, quando la comunicazione potrebbe farmi decorrere un termine non è già fare istanze di visibilità. È come la vecchia presa visione, sostanzialmente lo è. Quanto uno si può sostenere, quindi non certo. Diciamo, Poi c'è un'altra domanda dall'avvocato Elena De Luca. Può la richiesta di trattazione orale essere formulata direttamente nelle note di trattazione scritta? È un problema di termini qui, cioè nel senso che i termini non sono coincidenti, quindi si rischia che le note di trattazione scritta non sei più in tempo. Cioè, se anticipi le note di trattazione scritta, sì. Dipende quando le proponi e quando le depositi. Allora, poi c'è la mia.
per il professor Ruffini questa diretta. Lei pensa che ci sia una reale e sostanziale differenza tra l'udienza di persona e quella in remoto? Sì, non ne ho parlato perché avevo già abusato del vostro tempo. Secondo me la qualità del contraddittorio cambia notevolmente, la qualità del dibattito cambia. D'altra parte è richiesta il consenso delle parti per l'udienza da remoto. La cosa ridicola è che non è richiesta per lo svolgimento dell'udienza, cioè la sostituzione dell'udienza con la nota di trattazione scritta, la cosiddetta nota di trattazione scritta. Che è richiesta il consenso delle parti perché non è esattamente la stessa cosa. Non è un po' una posizione, di resistenza un po' antica. Noi abbiamo lungamente discusso all'interno del CER tra noi colleghi su questa cosa, se effettivamente lui si abbia una resistenza rispetto alla modernizzazione in generale. Noi ormai facciamo tutte le riunioni in questo modo, facciamo tutti i convegni in questo modo, facciamo tutti i confronti con questa modalità, mandiamo a scuola i nostri figli con questa modalità e lì il problema è un altro. Perché il processo non dovrebbe subire questo progresso? Posso rispondere io? No. ti piace vincere facile. Io ho già risposto, cioè secondo me la qualità del dibattito, io ho ormai una certa età anche io, non sono vecchissimo, però insomma non mi trovo a mio agio a discutere necessariamente, a discutere tramite web. E lei, consigliere, cosa ne pensa? Però probabilmente, però è una questione di tempi, cioè probabilmente tra i miei figli, le mie figlie, probabilmente lo troveranno una cosa normale. Penso che però dobbiamo tenere conto del fatto che i processi oggi li fanno avvocati non nativi digitali e parti non native digitali, e quindi per garantire un'effettività del contraddittorio dobbiamo tenere conto anche di questo. E se no facciamo anche il processo in lingua inglese, scusatemi, cioè con questa okay. Cioè non è che siccome le mie figlie parlano perfettamente l'inglese mi potete costringere a fare un processo in lingua inglese, perché non saprei gestirlo, cioè la mia conoscenza dell'inglese non è tale da poter affrontare un processo in contraddittorio. Questo è il problema. E quindi sarebbe un po' lungo questo discorso, però Stefania, lasciami un secondo il mio ruolo per consentirmi di dire che al di là di tutte le valutazioni di merito, forse noi abbiamo ancora una carta costituzionale, abbiamo ancora un articolo 101 della Costituzione, esiste ancora un articolo 6 della CEDU. Fino a prova contraria, il principio di pubblicità dell'udienza, almeno per il processo di merito, è un principio vincolante. No, è proprio questo l'equivoco. L'udienza da remoto non garantisce affatto la realizzazione del principio di pubblicità dell'udienza, perché è meramente teorico quello di sostenere che alla piattaforma può partecipare chiunque. Certo. Perché innanzitutto non è così, non è assolutamente vero. In secondo luogo c'è un'altra considerazione di fondo, è che il principio di pubblicità, che ripeto la Cassazione ha chiarito è essenziale per i gradi di merito, non lo è per il giudizio di legittimità, ma proprio quando si è trattato di valutare la legittimità della riforma del processo camerale che ha escluso la partecipazione alle camere di consiglio, la Cassazione ha precisato che per il giudizio di legittimità non è vincolante, ma continua ad esserlo per il grado di merito. Rispetto al grado di merito, storicamente il principio di pubblicità dell'udienza non rileva solo come garanzia che qualunque cittadino, senza alcuna strumentazione particolare, senza alcuna legittimazione particolare, ha diritto ad avere accesso a vedere come viene amministrata la giustizia, ma significa anche un'altra cosa: deve essere garantito il contatto personale e diretto tra il giudice e le parti.
ed è estremamente discutibile che lo strumento elettronico garantisca pienamente questo contatto personale e diretto tra il giudice e le parti. Ecco, adesso giuro che mi taccio. Sono stata chiamata, diciamo, a interloquire su questo tema. Io penso molto, quasi, se posso dire, laicamente, no? Più che proprio con una valutazione giuridica, penso che a tutti quanti in questo periodo, nativi digitale o non nativi digitale, anche i giovanissimi, le relazioni umane stanno mancando, no? Quindi do, non so come dire, un punto di vista forse a giuridico, ma più sociale e umano. E penso che la rinuncia, no, a questo tipo di possibilità di parlarsi non attraverso, come stiamo facendo adesso, ma attraverso, cioè, un modo diretto, sia un valore che comunque va preservato. Ovviamente ci sono costi e benefici, no? Perché abbiamo visto che a tutti i livelli, anche i capi di Stato a livello di Unione Europea, prima era forse più difficile incontrarsi, adesso si vedono tutti, no? Con le stesse piattaforme o più o meno altre piattaforme che stiamo utilizzando noi. Quindi da un lato è chiaro che tutto questo rende molto certe cose molto più semplici, no? Proprio anche nelle sessioni di analisi per l'avvio del PCT in Cassazione, prima sincronizzare le agende per fare una riunione era un problema, adesso, no? Magari anche rapidamente, oggi per domani ci vediamo, eccetera. Quindi sicuramente c'è un enorme vantaggio dal poter sfruttare queste potenzialità, però c'è anche un discorso veramente di relazione umana e rapporto diretto che, a mio modo di vedere, può essere sacrificato in virtù, non so come dire, di valori più importanti o comunque di un principio di efficienza più importante. Faccio l'esempio del processo penale, no? Nel processo penale, in realtà, i collegamenti a distanza ci sono da tanto tempo, non sono legati all'emergenza, ma sono stati legati alla necessità dei processi di criminalità organizzata, evitare lo spostamento, eccetera, eccetera. Non è stata una necessità imposta, no? In qualche modo, che è stata poi ritenuta legittima. È chiaro che per chi interviene a distanza in quei processi non è la stessa cosa che partecipare direttamente. Ci sono una serie di accorgimenti per garantire che ci sia l'effettività della difesa. E lì, non so come dire, un principio che si sacrifica ad altri che sono stati ritenuti più importanti. Qui nel processo civile, un po' il discorso che facevamo dell'utilità dell'udienza, se effettivamente diciamo, no, ci sono c'è una necessità, la situazione attuale, per cui occorre avvalersi di questi strumenti, bene, no? Oppure le riunioni, sì, forse sono molto più rapide, più efficaci. Sull'udienza qualche perplessità in più, diciamo, ce l'avrei, perché ancora il confronto diretto, la relazione umana, il suo perché. Vi faccio anche questo esempio, no? Anche per dirvi quanto forse i vostri timori sull'assenza di collegialità non sono totalmente fondati. I colleghi, nonostante la possibilità di fare le camerali da remoto, moltissime invece vengono e fanno le camere di consiglio in presenza tutti quanti, anche in questa situazione, proprio perché fare la camera, forse fare una riunione va bene, ma fare la camera di consiglio tutti collegati da remoto è decisamente, diciamo, meno diretto, più faticoso, insomma. Quindi direi che la tecnologia va bene, va benissimo, dobbiamo sfruttarla per tutto quello che ci può dare, ma insomma senza rinunciare al valore aggiunto che invece una relazione diretta può essere offerta. Ecco. Se mi posso permettere di aggiungere una battuta finale, io trovo che sia un sacrificio della nostra propria civiltà giuridica. Fino a prova contraria, ancora oggi noi parliamo del foro.
il foro nel mondo romano era appunto il luogo in cui si amministrava la giustizia. Nel contempo era il luogo nel quale le persone si incontravano per discutere di politica, per discutere di economia, per discutere della società. Ipotizzare che l'udienza non si svolga più nel foro, ma che si svolga solo nel nostro computer, significa abdicare definitivamente alla nostra stessa essenza dal punto di vista della civiltà, dell'amministrazione della giustizia. E io trovo veramente incredibile che di questo pericolo non ci si renda conto, che la smaterializzazione della giustizia rischia di portare alla fine alla realizzazione di una giustizia predittiva, di una giustizia automatica, di una giustizia nella quale in realtà quindi la decisione vera e propria del caso non ci sia più, perché diventa tutto superfluo, dal codice di rito fino appunto al ruolo degli avvocati e dei giudici, a mio sommesso avviso. Ci sono delle osservazioni fatte a margine di questo piccolo dibattito che sono... la mia, che dicevo, le valutazioni effettuate non proprio da nativi digitali, ecco, diciamo in Cassazione. Ma attualmente, dice una collega, con le norme anti-Covid comunque non è ammesso nessuno in udienza che non sia la parte, quindi oggi non è assolutamente garantita la pubblicità. Proprio la scorsa settimana un giudice del lavoro ha fatto uscire un praticante. E poi scrive l'avvocato Valcanover: non credete che la modalità di trattazione scritta mortifichi l'oralità del processo del lavoro? Alcuni sì, alcuni no. Quasi tutti sì. Non pensate al contrario che sia meno ipocrita veicolare il processo del lavoro, soprattutto per il grado di appello verso un modello civilistico? Poi l'avvocato Aiello: non sono persuaso che con il processo telematico non ci sia un efficace contatto tra giudici, avvocati e parti. Ho discusso varie cause con questa modalità e conciliato altre. Mi sono anche alzato in piedi dinanzi al video e ascoltato la lettura del dispositivo. Se volete intervengo per spiegare meglio, diversamente va bene così, l'avvocato Valcanover. Non so se abbiamo tempo. Filippo, devi dire... Io direi semplicemente una cosa, poi lascio fare una panoramica finale ai relatori. Questi rilievi non riguardano la fase emergenziale, ma quello che noi stiamo considerando è rispetto all'ipotesi che ciò che è stato inevitabilmente e giustamente attuato nella fase emergenziale diventi una soluzione a regime. Non c'è dubbio che in questo momento non è garantita la pubblicità dell'udienza, ma la questione non è rilevante, non è di questo che stavamo discutendo, stavamo valutando che senso possa avere confermare come sistema ordinario anche dopo la fine dell'emergenza l'udienza da remoto, quindi è rispetto a questo che ci stavamo interrogando. Sul resto mi rendo conto che le opinioni sono estremamente difformi e risentono spesso dell'età anagrafica dell'interessato. Professor Ruffini voleva aggiungere qualcosa? No, a me sembra che il microfono preso, sembra che la sintesi della consigliera Fedele sia quella vincente, cioè noi dobbiamo recuperare l'udienza, dare dignità all'udienza, eliminare le udienze inutili, ma laddove l'udienza è utile dobbiamo renderci conto che serve perché il contraddittorio che si sviluppa di persona guardandosi in faccia è diverso, però sarei possibilista, perché non ci vedrei nulla di male, nella rinunciare, nella possibilità di sostituire l'udienza in presenza con l'udienza da remoto se nessuna delle parti chiede l'udienza in presenza. Cioè non può essere un'imposizione né legislativa né del giudice. Cioè se... può essere anche non l'avvocato, ma il cliente che chiede di partecipare all'udienza. La persona che ha bisogno, già ha il trauma di essersi rivolta alla giustizia, deve poter ha diritto ad avere l'udienza. Giustamente, come diceva il presidente Giorgi, l'udienza postula la presenza fisica, cioè non ha diritto di collegarsi tramite computer. Ci sarebbe scritto qualcos'altro nella CEDU, no? Ha diritto all'udienza. Quindi penso che si possa
garantire una diciamo, conciliare le due esigenze consentendo che le parti non diciamo, rinuncino all'udienza fisica, ma deve essere il consenso espresso dalle parti, altrimenti, come è adesso, come è previsto adesso, altrimenti l'udienza si può fare, ma bisogna ridurle queste udienze. Ecco, l'idea dell'appello, di civilizzare l'appello, cioè, sì, probabilmente sì, non ha molto senso nel rito del lavoro questo appello in cui di orale c'è veramente poco. Quindi forse si può modificare il codice, ma è quello che dicevamo prima, cioè forse interventi mirati per migliorare la disciplina si possono fare. Basta. Perfetto, io chiuderei qua anche perché appunto abbiamo raggiunto i tempi che c'erano assegnati, o sbaglio? O c'è ancora tempo, Stefania? No, credo di no, credo che non abbiamo più tempo, non li abbiamo superati, nel senso sono le consuete 2 ore, sono le 16:40 e quindi li abbiamo superati. Però insomma è un argomento aperto che sicuramente ci troverà di nuovo a discutere. Certamente, grazie anche della partecipazione da parte di coloro che ci ascoltano, delle domande, dei rilievi, che indubbiamente denotano che alla fine tutto sommato siamo riusciti a cogliere. Ci sono molti commenti, ci sono molti commenti adesso in chat che sono anche carini, cioè effettivamente rivelano queste due diverse sensibilità tra chi appunto valorizzerebbe anche questa esperienza della pandemia e chi appunto ha il desiderio forte di tornare alla presenza, che abbiamo un po' tutti, però diciamo vorremmo sfruttare in senso positivo questa occasione. Sì, molti commenti di questo genere, poi ce li leggeremo con calma e se ci sono domande risponderemo via mail, va bene? Perfetto, ottimamente, grazie tante. Io vorrei ringraziare anche i tecnici che ci consentono sempre di realizzare questi convegni, a proposito appunto di necessità di soluzioni telematiche, senza di loro non saremmo nelle condizioni di farli. E poi voglio ringraziare veramente tantissimo tutti i relatori, tutti estremamente brillanti e tutti, devo dire, che mi pare che abbiano colto il centro della tematica. Grazie ancora, speriamo di riaverli ancora con noi e direi che è il caso di dirlo in questo momento. Buona salute a tutti. Grazie, arrivederci, un buon lavoro.